Chi viene in chiesa non è un perfetto, ma un ammalato nello spirito. Gesù dirà: non sono venuto per i sani, ma per i malati. Ora, se vogliamo fare un vero cammino di perfezione o di santità, dobbiamo partire dal fatto che siamo ammalati, cioè bisognosi di questo nostro Dio, che viene a guarirci dal male del peccato. Non basta pensare che venendo in chiesa siamo a posto, in coscienza con il Signore. La presenza in chiesa deve avere valore di cambiamento quotidiano. Se la mia vita rimane tale e quale, o peggio ancora, diventa più cattiva, io sto perdendo tempo. Non si è in pace con se stessi se prima non ci riconciliamo con Dio e con i fratelli. Occorre mettere in pratica ogni parola di Vangelo per vivere da veri figli di Dio, riempire cioè con la vita ciò che si ascolta con le orecchie.